Eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti. Mi accerto semplicemente che i volumi e tutto quanto siano a posto. Da telefono. Tanto se c'è già qualcuno, vedo che ci sono già un paio di spettatori. Commentate, ragazzi, commentate. Bene. C'è un leggero lag, c'è un po' di così, però tutto sommato va bene. Ok, ottimo. Si vede da qua? No. Allora, se ci sono dei problemi, mi raccomando, scrivetemi in chat, così. Ho già quattro spettatori, bene, bene. Allora, prima di raccontarvi un po' cosa ho letto di preciso in questa prima settimana, mi sono dimenticato di accendere. Ehi Google, accendi le luci dello studio, così almeno vedete anche le luci, eccole lì. Ehi Google, imposta le luci dello studio su viola. Ok, per fare un po' di scena, almeno smorziamo un po' il colore. Dicevo, prima di cominciare, volevo appunto dire che, come ho detto ieri stamattina su Facebook, che ovviamente svegliandomi tardissimo, mi sono detto, non sappiamo ancora per quanto tempo ci toccherà rimanere in casa, non sappiamo ancora quando potremo tornare alla nostra normalità, quando potremo appunto tornare a uscire liberamente. Quindi mi sono detto, ecco, Comics Freak Simo, non c'era bisogno di far sentire paura con gli effetti luce. No, è che è una roba che volevo fare da un sacco di tempo, quella di mettere le strisce di LED dietro le librerie, perché volevo fare proprio sta roba un po' tamarra. E faccio un po' di product placement. Ho trovato delle belle strisce di luce di Xiaomi, delle E-Light, che si interfacciano con il sistema di domotica che sto usando. Non dico il nome perché sennò mi parte. Appunto, e ho detto, dai, senti, me le piglio. Vorrei mettere, tra l'altro ho fatto in tempo a prendere giusto quelle per le librerie, però vorrei metterne anche un altro paio, magari dietro questo schermo, dietro al televisore, dietro l'armadio del televisore. Insomma, vorrei proprio farvi una roba pimpatissima. E dicevo, appunto, svegliandomi tardissimo, ho detto, ci starebbe fare creare una specie di palinsesto di appuntamenti fissi settimanali fino a che appunto durerà questo periodo di quarantena, per appunto vederci, per scambiare quattro chiacchiere, per parlare appunto un po' in questo caso delle letture che io personalmente sto facendo in queste settimane appunto di quarantena, visto che sto leggendo molto, sto recuperando cose che avevo accumulate da un po' di tempo. Insomma, mi sta servendo anche questo periodo di quarantena, appunto, per portarmi in pari un po' con diverse cose arretrate. E appunto, come dicevo, il lunedì ci sarà sempre alle 18 ci sarà la serata letture della settimana, letture della quarantena. Appunto, parliamo un po' di qualche fumetto che sto leggendo, ci soffermiamo un po' su qualcuno, più che altro perché ho detto, girare le recensioni mi prende sicuramente più tempo. Mi piace anche un pochino di più, però visto che il periodo è questo, voglio provare un po' a testare Twitch in questa maniera, provare un pochino in maniera, provare a seguire un po' quello che è l'idea di Twitch, quindi a creare, ripeto, un palinsesto. Dicevo, lunedì facciamo la serata delle letture, mentre venerdì la live insieme a Tollo e Emanuele, per fare un po' di chiacchiere, un po' di ciance. Abbiamo già scelto l'argomento per questo venerdì, che per ora non vi spoilerò, però sarà sicuramente una cosa che spero gradirete. E poi vorrei ficcarci dentro qualche altra cosa, magari il mercoledì, però ancora non so bene. Simo, per favore, fammi sapere se lagga un po', se va tutto a posto, se fammi un cenno.
Ovviamente, come sempre, poi la live verrà anche ricaricata sul canale YouTube, quindi ci sarà. Sto pensando di fare anche una cosa un pochino più elaborata, nel senso di prendere le ispezioni della live in cui parlo di un determinato fumetto e pubblicarlo come video singolo, di appunto recensione, tra virgolette, del singolo fumetto. Però non lo so, devo ancora capire se è una cosa, che può andare bene. Magari faccio un esperimento con qualcuno di questi titoli. E poi vi faccio sapere appunto un po' se è lì un'idea interessante. Cos'altro volevo dire? Qua sotto ho messo i link per i miei social che uso di più, ovvero Facebook e Instagram. Quindi mi raccomando, andateli a seguire. E se ovviamente vi fa piacere, se vi va di vedere un po' cosa pubblico in questi giorni. Il video lagga un pochino, purtroppo lo so, purtroppo mi avvisa Streamlab. Tra l'altro sto facendo anche un esperimento provando a vedere come funziona con Streamlab. A me ovviamente non lagga, però ovviamente a voi laggerà un sacco. Purtroppo la connessione qui è un po' quella che è, però spero che almeno regga e non sia troppo debilitante, diciamo, da seguire. Adesso finisco e cominciamo. Speriamo, ripeto, che prima o poi questa situazione un po' si allenti, perché cominciamo a vedere un po' dei miglioramenti di tutta questa situazione un po' così. Speriamo che appunto la situazione torni alla normalità. Ripeto, i presupposti ci sono, dobbiamo fare i bravi, dobbiamo stare a casa. Mi raccomando, un'altra cosa che non mi dimentico sempre di dire nelle live scorse. Visto che tanto ormai anche adesso Amazon è bloccato, io personalmente, oltre a qualche offerta particolare, tipo la HoloPress, tipo la Bao, non ho comprato altri fumetti su Amazon, o comunque non ho preso altre cose che non avevo già ordinato. Però non sto comprando fumetti nuovi, perché appunto voglio riabbracciare il mio fumettaro una volta finita tutta questa quarantena, per appunto farmi spillare i miei soldi, appunto. Quando la situazione poi sarà rientrata. Dicevo, sto recuperando un po' di cose vecchie, soprattutto ho accumulato diversi numeri di un paio di serie manga di cui adesso vi parlo. Nel corso dei mesi precedenti alla quarantena, allo scoppio di questo problema. E ne sto portando in pari. Uno in particolare l'ho veramente divorato in una settimana, ho fatto fuori 24 numeri. E infatti adesso sto cercando di darmi un po' una calmata, perché insomma mi sta piacendo veramente molto. È un club in cui entro purtroppo a mio sfavore. Poi ovviamente vedrete appunto il club di cui si parla. Ho letto qualcosina d'americano, ho letto qualcosa di Marvel, di Dark Horse. Ne parliamo poi ovviamente tra pochissimo. Adesso ho finito. Allora, dicevo, di fumetto americano, io qua ho cercato di fare un po' di ordine, ma poi alla fine l'ordine è venuto un po' quello che è. Dicevo, Dark Horse, perché avevo in arretrato il terzo numero di Skull Digger e Skeleton Boy, che è questa serie di Jeff Lemire e Tonchi Zongic, che fa ovviamente parte dell'universo di Black Hammer, che ci porta in questa Spiral City molto underground, molto oscura, molto urbana. È un aspetto che a me piace molto del fumetto in generale, della Marvel in particolare. I personaggi urbani della Marvel sono splendidi. E il lavoro che sta facendo Lemire in tutto quanto Black Hammer, cioè il prendere citazioni da altri fumetti di altre case produttrici, di altre case editrici, e citarlo, appunto, come al solito dico sempre che Lemire usa queste cose non per copiare, ma per fare un grande omaggio, per scrivere questo grande omaggio a quelli che sono stati i fumetti e gli autori che lo hanno più influenzato nella sua carriera di lettore, in particolare, prima ancora che scrittore di fumetti. E appunto io vi dico sempre e continuo a ripetere che in questo Skull Digger e Skeleton Boy ci vedo veramente veramente tanto molto del Cavaliere Oscuro di Miller, sotto tanti punti di vista, ma anche in particolare da questo numero di Watchmen. E come sempre sono mie interpretazioni personali, sono mie illazioni, sono mie tutte cose,
per cui non è niente di assoluto, non è niente di certo, insomma. Però se già l'incipit con questo protagonista, questo anti-eroe che sembra essere un punitore proprio nel suo modo di agire, misto a Batman, che appunto ha a che vedere con alcuni dei più efferati criminali di Spiral City, dell'underground di oh, ciao Mirko, di Spiral City, appunto va a citare anche il, ripeto, un po' il Batman di Frank Miller, in quanto a un certo punto questo protagonista, in una condizione molto simile a come accadeva appunto nel Cavaliere Oscuro di Miller, trova un aiutante che perde i genitori in una maniera molto simile a come li perde Batman. E in particolare questo terzo numero, ripeto, mi ha ricordato veramente molto Watchmen, perché si apre con esci Margot e fai le views. Margot è di là, purtroppo, Margot è nell'altra casa, però le views dei video si sono alzate un sacco da quando ho preso, ho raccattato una gatta da strada. E, dicevo, perché si apre con un... come se fosse l'intro di Watchmen, quindi andando a vedere quello che è il diario di uno dei protagonisti, tra l'altro in un intro che è un flashback, perché si va a vedere il passato di questo personaggio che agisce molto come se fosse uno dei vecchi Minutemen di Watchmen, ma allo stesso tempo come un Batman che sta cercando di combattere il suo Joker, che è questo personaggio che si chiama Grimmjow, che, ripeto, ricorda veramente molto Joker, non solo nella sua psicologia, ma anche proprio nel suo modo di agire. E appunto poi ovviamente la storia continua, prosegue con la nostra linea temporale presente, mostrando appunto le azioni appunto di Skeleton Boy e Skull Digger per contrastare questo Grimmjow, che, come vi dico sempre, è un personaggio che abbiamo già incontrato in precedenza su Black Hammer, nello spin-off di Sherlock Frankenstein e la Legione del Male. E tra l'altro finisce con un cliffhanger, con uno di quei quei finali da soap opera americana, latinoamericana, che però insomma mette tutto molto più in prospettiva. Ecco, la storia proprio ha un bel twist molto molto interessante, e devo dire che poi mi piace molto il fatto che non siano serie da 12 numeri, ma sono miniserie da 5 numeri, quindi c'è una storia che inizia e finisce, andando a sviluppare ancora di più dei personaggi che magari già abbiamo incontrato o che ci sono ancora nuovi, ci sono ancora sconosciuti, come appunto in questo caso. Probabilmente questo arriverà in Italia magari marzo, aprile dell'anno prossimo, perché Bao è un pochino indietro attualmente con i vari spin-off di Black Hammer. Doveva uscire Dr. Andromeda un sacco di tempo fa, ma poi appunto non se n'è più saputo niente, e attualmente appunto sta uscendo in America questo, è già stato annunciato lo spin-off su Barbalian, quindi insomma tutta una serie di lavori veramente veramente eccezionali. Cambiamo continente, passiamo adesso al Giappone. Come sempre sto cercando di farmi endorsare dalla Monster, si sa mai che qualcuno veda. Dicevo, Giappone, sto recuperando queste due serie di manga che avevo comprato nei mesi precedenti, appunto, e che adesso mi sono detto, vabbè, non ho più scuse, mi metto in pari. Sono due fumetti che mi stanno piacendo veramente, veramente molto. Direi di partire con il classico, che è questo... Dicevo prima, sono entrato a far parte di un club che insomma vive da tantissimi anni ormai, che è il club di quelli che aspettano che Berserk finisca, perché mi sono fatto fuori, nel giro di una settimana, 24 numeri di Berserk. Mi sono rivisto la serie di OV, mi sono rivisti i tre film dell'Età dell'Oro, leggendo appunto il fumetto, e sebbene fossero già tutte pellicole che avevo già visto, tutte cose che avevo già visto, avevo già letto anche i primi 4 numeri all'epoca, ma mi sono appunto voluto portare avanti e farmi del male, appunto ho macinato nel giro appunto di 2 settimane, anzi qualcosa meno, i primi 24 numeri di Berserk. Adesso ho gli ultimi due, il 25 e il 26, da leggere. So che ce ne sono almeno un'altra decina indietro, quindi
sto aspettando, perché vorrei aspettare almeno che magari le fumetterie comincino a fare di nuovo le spedizioni per prendermi in blocco tutti gli altri 10 numeri che mi rimangono e così farmi un'indovena mostruosa. Tra l'altro, dicevo sempre che Atelier of the Witchette mi ricorda molto Berserk. Ecco, da quando sono arrivato a questo punto di Berserk, per me si è creato proprio uno stacco mostruoso, perché immergendomi ancora di più nella storia di Berserk, appunto nella mitologia del fumetto di Kentaro Miura, ho proprio notato lo stacco, soprattutto dal punto di vista grafico, che c'è fra questi due titoli. Devo dire che per ora la parte che mi è piaciuta di più in assoluto, sì, probabilmente sì, è sempre l'eclissi, è sempre tutto il discorso dell'eclissi, tutto il primo periodo dell'Armata dei Falchi è eccezionale, anche però tutto il periodo immediatamente post, è abbastanza carino, però devo dire che già la saga dell'Inquisizione, della Torre dell'Inquisizione mi è piaciuta meno, adesso siamo arrivati, io sono arrivato perlomeno a quella della Foresta degli Elfi, che anche qua non mi sta facendo impazzire, nel senso mi sta piacendo, mettiamo le mani avanti, mi sta piacendo, però per fare proprio il vecchio che guarda i cantieri non è il Berserk degli inizi, anche perché mi affascinava veramente molto questa figura di Guts, restio a farsi dei compagni, molto schivo, molto veramente un anti-eroe totalmente, con cui è totalmente impossibile empatizzare, veramente un personaggio parecchio sgradevole, oserei quasi dire. Mi piaceva però molto, mi piaceva veramente molto l'approccio. Ci sono dei bellissimi spunti di riflessione. Io sapevo, vedendo un po' già l'anime, che in particolare c'era tutto l'intro che diceva l'essere umano contro il destino, non si può fare niente, il karma, bla 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 bla. Però devo dire che qua proprio si va veramente molto molto di più addentro, e ci sono delle riflessioni veramente veramente bellissime su appunto l'ineluttabilità del destino, punto di domanda, se si può fare davvero qualcosa per andare contro un destino che probabilmente ci è già stato tracciato, e insomma mi piace molto questo approccio. Si vede per esempio tantissimo questa l'ho presa io un po' come una citazione a Tolkien, quando per esempio la strega Silke regala ai nostri protagonisti queste armi, che sono tutte armi magiche per combattere appunto gli apostoli, l'ho vista un po' come una citazione a Tolkien, io personalmente, quando Galadriel dà ai membri della compagnia le armi e le cose. Guts che mantiene la distanza di 1 metro, insomma, esattamente, esattamente, soprattutto quando usa il cannone. Ecco, forse sì, uno dei momenti più belli, adesso senza divagare troppo di Berserk, è stato vedere la parte in cui la ragazzina, la principessa, adesso l'ho detto ieri sera, ho detto devo ricordarmi come si chiama e non mi ricordo mai come cazzo si chiama, la conduttrice dell'Inquisizione, Lady Farnese, ecco, mi è venuto in mente, quando Lady Farnese, che è una convinta, diciamo, cristiano-cattolica, vuole assolutamente prendere il Cavaliere Nero, vuole fargli il mazzo, vuole capire perché, dove va lui, c'è sempre questa scia di morti, questa scia di e alla fine si ritrova in un combattimento fra Guts e gli spiriti che lo tormentano tutte le notti, e vede, anzi deve mettere in discussione totalmente la sua fede, le sue convinzioni in cui non crede nemmeno lei fermamente, ed è veramente veramente secondo me, uno dei punti più belli, quindi fare proprio un'analisi, una riflessione su mettere in dubbio le proprie certezze, le proprie credenze, senza poi doverle per forza sfatare, senza poi doverle per forza abbandonare, però semplicemente mai essere così tanto sicuri
di certe cose, un ragionamento in cui io mi sono ritrovato veramente, veramente molto, mi è immedesimato tanto in questo frangente. E ripeto, secondo me è uno dei punti più alti della serie. Poi ovviamente c'è sempre una quantità di botte, mazzate, violenza. Veramente un altro punto, uno dei più belli, per fomento che mi ha messo addosso è sicuramente il ritorno di Griffiths, che anche qua mi piacerebbe capire un sacco come ha fatto a tornare in quella forma e mi intrippa un sacchissimo. Il ritorno di Griffiths, il fatto che stia costituendo questa armata di soldati che poi so già che fine faranno, per appunto continuare il suo sogno, cioè ricostituire in qualche modo l'armata dei falchi, per proseguire appunto il suo sogno, è eccezionale con questi guerrieri, uno più strano dell'altro. Che tra l'altro io all'epoca avevo già cominciato a seguire Berserk quando usciva ancora le sottilette all'epoca. E avevo comprato un numero a caso e è un numero in cui c'è questa enorme battaglia in cui si vedono questi personaggi con Griffiths e non sapevo appunto da dove venissero, chi fossero, se avessero anche loro una loro, come dire, una loro personalità, se fossero dei personaggi particolarmente rilevanti, insomma, rivederli appunto qua è veramente figo, cioè è proprio bello, mi ha gasato veramente, veramente molto queste battaglie con questo cavaliere del drago che ha questo scudo in cui anche lui ha un cannone. Mamma mia, veramente è eccezionale. Per cui sono entrato a far parte anch'io e probabilmente me ne pentirò il prima possibile di questo fan club di gente che aspetti inesorabilmente che Berserk finisca. Mi piacerebbe arrivare a un punto e poi cercare di fare un po' di elucubrazioni e vedere, cercare di immaginarmi come finirà Berserk. Però eccezionale, veramente, veramente eccezionale. Sebbene appunto si veda un certo stacco da un certo punto in poi. L'altro fumetto che invece sto leggendo, che è di una risma abbastanza diversa, è un altro fumetto, un altro shonen che ho recuperato molto nell'ultimo periodo, che è Black Clover di Yuki Tabata, pubblicato sempre da Planet Manga come anche Berserk. Di questo ve ne ho parlato tantissimo anche sul canale, mi affascinava molto all'epoca quando uscì questo mix interessante fra quello che apparentemente mi sembrava Naruto misto Harry Potter, ma che poi ho capito essere più un Naruto misto a Fairy Tail, in cui appunto c'è questo mondo dove la magia la fa da padrone, dove i maghi sono praticamente come dire, i leader di queste società, e appunto il protagonista è questo ragazzino, questo Asta, che è l'unico in grado di non poter utilizzare la magia. Questo però non lo fermerà, anzi trova quest'arma, perché ogni ragazzo che raggiunge una certa età è come se facesse l'esame per diventare un chunin, diciamo pure così, ottiene un grimorio, questo libro che come le bacchette di Harry Potter è il libro che sceglie la persona, da qua appunto il riferimento a Harry Potter. Appunto ognuno può utilizzare un determinato tipo di magia. Lui viene raggiunto da questo grimorio che sembra essere completamente distrutto, completamente inutile, ma che poi è in realtà una specie di catalizzatore per utilizzare questa enorme spada, che altro non è che una specie di spada di antimagia, per cui lui è praticamente il nemico naturale di ogni mago, perché la magia su questa spada e su di lui in particolare non hanno proprio alcun tipo di effetto. Ovviamente è tipo il classico ragazzino che vive ai margini un po' della società, che proprio per questo fatto che non può usare la magia come Naruto, non sapeva usare alcun tipo di tecniche ninja, viene, come dire, isolato da tutti, non ha proprio alcun tipo di contatto, nessuno gli vuole, tra virgolette, essere amico, tranne questo ragazzo che cresce con lui insieme all'orfanotrofio, con cui crea una bella competizione, perché anche qua lui, il protagonista, vuole diventare il capo assoluto di tutto, il capo del mondo, vuole diventare lo stregone, l'imperatore magico, come Naruto voleva diventare l'Hokage, e fanno questa bella gara, appunto, ecco, ho trovato giusto la pagina, una bella competizione. È molto interessante questo sviluppo di questi due personaggi.
che non è il classico alla Naruto e Sasuke, insomma, c'è una, come se si trovassero sullo stesso livello, insomma, non è che uno schifa l'altro, ma c'è appunto una certa un certo rispetto fra i due. E appunto questo ragazzino, questo Asta, entra a far parte di una delle compagnie di questo regno di Clover, che sono queste compagnie di maghi guerrieri, appunto del Toro Nero. Ci sono appunto tutte queste compagnie dell'Alba Dorata, della Fenice d'Argento, dell'Orca Viola, del Falco d'Argento, una roba del genere, dell'Orca Viola, dell'Amantide Verde, insomma tutte queste robe qua, entra a far parte di questa compagnia del Toro Nero, che sono ovviamente quelli più scrausi, quelli più, la classica classe di teppisti, appunto peggiore della scuola. E ovviamente lui ci entra a far parte perché il capo appunto di questa compagnia lo vuole assolutamente con sé. E in questo mi ha ricordato molto Fairy Tail, il fatto che siano appunto delle compagnie di maghi, prima, dove in Fairy Tail c'erano le gilde, qua ci sono appunto le compagnie di maghi, insomma non è niente di eccezionale, insomma non si tratta di una serie che sconvolge totalmente il canone dello shonen, ma anzi fa abbastanza, prende a mani basse insomma da quelli che probabilmente sono gli shonen più apprezzati e appunto un po' li porta. Però tutto sommato è la classica lettura che mi intrattiene molto, mi piace molto, è molto godibile, mi fa molta compagnia, mi, tra virgolette, sotto un certo punto di vista ti spegne un po' il cervello e ti metti in quel mood di mi sto leggendo un bello shonen di botte mazzate, neanche tanto scontato, nel senso non è che sia una schifezza, per dire. Però per esempio, per fare un confronto con un altro shonen che invece mi piace un bordello, non è The Seven Deadly Sins, ecco, non c'è quel tipo di lavoro, insomma. Però ripeto, mi sta piacendo molto, anche lì mi mancano due numeri, poi ho finito tutti quelli che posso leggere, quindi mi toccherà centellinarli un po', però mi sta intrattenendo abbastanza. Ovviamente non l'ho detto all'inizio, ma se c'è qualcuno che, di quei due cristiani che mi stanno seguendo, se c'è qualcuno che vuole raccontarci un po' cosa sta leggendo, non mi dispiacerebbe. Simo, tu che mi stai guardando, Simo, dimmi cosa stai leggendo, per favore. Dai, dammi una mano. Che altro? Ci sono un po' di fumetti americani, perché ho letto un po' di anche di spillati americani che avevo indietro. Tipo i numeri 2 e 3, digerito, scusatemi, i numeri 2 e 3 del Thor di Donny Cates, che già partiva, adesso dovrò cercare di non fare spoiler perché ovviamente non siamo ancora arrivati appunto a questa storia, a questa run in Italia, però Madonna Santa, cioè Thor è praticamente preso e buttato in un contesto che Kate stava già sviluppando, quindi non fa altro che prenderlo e inserirlo all'interno del suo grande disegno, del suo Katesverse, e lo mette appunto in questo contesto che non sto a dirvi, anche se già da una copertina più o meno si riesce a intuire. E è una roba mostruosa, in particolare questo terzo numero è di una cattiveria, è di una, non violenza, però è di una, Madonna Santa, botte mazzate. Entra in campo un personaggio che è molto legato alla figura di Thor, di Odinson, che ha questi nuovi poteri, di cui appunto non posso dirvi niente, ma appunto che prende questo tipo, lo martella, proprio lo cazia, e appunto a un certo punto arriva un terzo personaggio che lo ferma, e Madonna, veramente mi sta piacendo veramente molto, non riesco a esprimermi bene perché quando si tratta di Thor sono sempre abbastanza fomentato, però è eccezionale. Questa è la variant che vi avevo fatto vedere, perché il 2 l'ho lasciato lì, l'ho dimenticato lì. Questa è una bella variant che mi è piaciuta molto, che ha fatto Nick Lane, con un po' un'analisi del design appunto di questo nuovo costume di Thor. A me una cosa che fa impazzire, per esempio, è il fatto che questa specie di
banda, più una cintura, quasi una cinta che lui ha addosso. Questa banda luminescente formi la runa di Turisas, che è la runa di Thor, fondamentalmente. Madonna, splendido anche queste idee di concetto veramente veramente spettacolari. Poi bellissime le copertine di Quapel, bellissimo disegnata tra l'altro da Nick Klein, che è perfetto veramente per questo personaggio, per questo Thor. È eccezionale, un personaggio veramente molto consumato, molto rigato, molto io lo definisco il Grumpy Thor, perché è sempre molto corrucciato, molto incazzato. Mi piace veramente, veramente molto. Quindi è wow. E appunto le copertine di Quapel sono spettacolari. La prima è forse la più bella in assoluto. Ho già visto, per esempio, l'abbiamo vista insieme ai ragazzi in una delle live precedenti. Mi pare che quella del 4, del 5, non mi ricordo più. Forse addirittura del 6. Con la variant di Nick Lane, secondo me è ancora più bella di quella di Quapel. Quapel è bravo per l'amor del cielo, ma mi sembra al momento su queste copertine leggermente sottotono. Però cioè, prendetevelo assolutamente. Tra l'altro, ho recuperato proprio oggi il Thanos di Donny Cates. Anche lì, Madonna santa, veramente un'ignoranza così bella, così tamarra, non la vedevo da un sacco di tempo, perché non è una roba che dici, vabbè, ignorante, cioè, è divertente e basta, ma è proprio una roba pensata e congegnata, si vede un sacco anche lì, per esempio, quanto Cates ami Jason Aaron e ami il personaggio di Thor, Madonna, è eccezionale, veramente, veramente eccezionale. Prendetela quando arrivi in Italia per piacere. Allora, Simo mi dice che sta leggendo in blocco gli X-Men di Hickman, Star Wars, Lost Stars, la versione manga, e sto rileggendo con calma gli ultimi numeri di Batman. Allora, gli X-Men di Claremont, io, di Hickman, scusa, mi sto aspettando che arrivi in Italia, perché ho letto qualcosina, però lo dico in maniera molto, molto ignorante, mi piace, cioè mi attira molto il lavoro che sta facendo, però voglio starci ben dietro, cioè voglio leggermelo in italiano in modo da non essere sicuro di non perdermi nessun tipo di passaggio, nessun passaggio, appunto. Perché mi attira veramente molto il lavoro che vuole fare Hickman sugli X-Men, perché sembra sì, sugli X-Men, perché sembra veramente molto molto interessante. Tra l'altro, una delle cose di cui vi parlo adesso, tra l'altro, è proprio legata a doppio filo al lavoro di Hickman sugli X-Men. Anzi, sono due le cose che in qualche modo si legano le une con le altre. Perché partiamo da questa. Era uscito, purtroppo ho fatto anche io la cazzata di bruciarmi un po' di lettura nei primi giorni di quarantena. Eh sì, all'inizio anch'io sono stato molto fomentato. Ho proprio detto mi piglio un sacco di roba, mi metto a leggere e per fortuna ho accumulato un bel po' di cose da leggere, volendo di cose da rileggere ne ho un sacco, quindi anche arrivassimo a un certo punto sicuramente comincerei a riguardarmi anche un po' indietro, ma poi mi sono sempre detto c'è un sacco di film che vorrei vedere, c'è un sacco di lì ho alcuni giochi della Play che vorrei giocare, c'è un po' di album che devo ancora sentire, quindi insomma ho detto in un modo o nell'altro il tempo poi me lo impiego. Legato proprio al discorso degli X-Men, il mese di marzo, sì, è stato anche il mese del rilancio di quello che probabilmente è il personaggio dei mutanti più famoso e più iconico in assoluto, che è ovviamente Wolvie, il nostro Wolverine, che è scritto da Benjamin Percy, che ho già sentito, ma al momento non mi viene in mente nessun'altra cosa che lui ha scritto. Lo dico proprio senza ritegno. E disegnato da Adam Kubert. Sono dovuto andarmi a leggere quale Kubert fosse, perché come al solito faccio un sacco di confusione. E la cosa interessante è che in Percy in particolare, mi pare che sia Percy per entrambe le storyline. Adesso voglio essere esatto. Praticamente cosa fa? Racconta il personaggio di Wolverine in due storyline diverse, che anche qua sono collegate fra di loro, si collegheranno fra di loro, sono assolutamente collegate fra di loro, perché penso proprio che così sia. Ma
Sarà interessante poi andare a vedere come le une si legheranno fra di loro. E tra l'altro, senza farvi spoiler, in una delle live precedenti si parlava di un crossover con Dracula, con i vampiri, con così. E ma se mi stai guardando, se mai mi guarderai, non ci hai preso, non ci sei andato molto lontano. E dicevo, nella prima storia praticamente vediamo Wolverine e un altro gruppo di X-Men indagare su questo mercato nero di polline di Krakoa, che a quanto sembra è paragonabile a una specie di droga tipo, come dire, tipo hashish, una roba del genere, quindi droga naturale, diciamo, come se fosse della marijuana, che è in grado di, appunto tramite l'assunzione di questo polline, di dare un momento, dei momenti di completa inebriazione, di completo, come dire, potere, come se fosse quasi della cocaina, non che non sappia qualcosa, lo giuro, appunto a chi ne fa uso. Ed è polline che viene praticamente contrabbandato proprio da Krakoa, dall'isola appunto di Krakoa, che, se nel caso non avesse seguito gli X-Men, è diventata praticamente uno stato, è diventato uno stato mutante letteralmente, in cui appunto si riuniscono tutti i mutanti, in cui i Capoccia, che probabilmente sono Xavier e tutti i suoi, chiamiamoli, sgherri, cercano di raccogliere tutti i mutanti per portarli in questo luogo sicuro, che anche qua è molto interessante perché è una mossa molto al limite come cosa. Sarà interessante vedere anche qua come poi si svelerà, perché secondo me c'è dietro qualcosa a tutto questo. È molto inquietante questo personaggio di Xavier, con in testa il casco che non si vede mai in viso. È un personaggio molto molto borderline, nel senso che sembra che agisca per il bene del proprio popolo, ma allo stesso tempo non sembra totalmente una persona pulita e con delle intenzioni pacifiche. Quindi mi intriga molto e voglio vedere appunto dove va a parare. Insomma, tra l'altro l'albo poi si apre in questa maniera: Wolverine si risveglia a un certo punto in mezzo alla neve in Russia e sembra che abbia letteralmente fatto fuori i compagni appunto con cui stava andando in missione, tra cui c'è anche Jean Grey, Kid Omega, Domino. Insomma, è interessante. Contemporaneamente a questa vediamo anche la storyline di questo agente dell'FBI, che a me ricorda tantissimo Jim Hopper di Stranger Things, perché va in giro in sandali, con questa camicia hawaiana. Sembra un misto fra Jim Hopper e il protagonista di Magnum P.I. E appunto sarà interessante vedere anche qua come si svilupperanno queste due storyline all'interno solo della prima storia di Wolverine. Tra l'altro Adam Kubert mi ha regalato uno dei Wolverine. Vorrei cercare di farvelo vedere senza troppo riflesso. Ecco, magari così si vede meglio. Uno dei Wolverine più belli, più ferali. Mi ha ricordato tantissimo quello di Madureira. È spettacolare, veramente, veramente bellissimo. E questo per quanto riguarda la prima storyline. Perché poi ce n'è una seconda, sempre scritta da Benjamin Percy, disegnata da quello che io chiamo il proto Capullo, che è Viktor Bogdanovich, che è veramente un disegnatore che io gli voglio bene, nel senso, a me Greg Capullo piace un sacco, mi piace molto come disegnatore, però questo Bogdanovich è veramente veramente troppo simile a Capullo, soprattutto per quanto riguarda i visi, e soprattutto poi per un personaggio come Wolverine, che, cioè, riuscite a vedercela qua la maschera di Batman? È identico, veramente. E mi spiace togliere personalità a questo disegnatore. Anche le donne, guardate questo personaggio femminile. A me ricorda veramente uno dei personaggi femminili di Capullo, per esempio della prima run di Batman, che è come ho conosciuto io Capullo. La cosa interessante è che anche questa storyline ha qualcosa da dire, nel senso che, senza stare a tirarla troppo in lungo, Wolverine si trova invischiato in questo
in questa specie di congiura, tra virgolette, in questa specie di riorganizzazione del popolo dei vampiri. C'è questa, questo personaggio, questa ragazza che è una cacciatrice di vampiri, e c'è questo, questo finale abbastanza, abbastanza bomba, in cui lei dice: voi avete Xavier, voi vi siete riorganizzati. Loro hanno Vlad Tepes, hanno Dracula, e anche loro si stanno riorganizzando e stanno cercando di riportarlo in vita. E sarà interessante, spero non si senta il rumore delle tubature, sarà veramente interessante vedere anche qua se si raggiungerà un qualche tipo di conflitto. Tra l'altro c'è entra all'interno di Krakoa, all'interno dell'X-Men, una variabile che è veramente una scheggia impazzita, non sto a dirvi chi è, di quale personaggio si tratti, ma che anche lui potrebbe avere a che fare con questa specie di congiura. Insomma, sembra tutto sommato essere molto interessante. Ripeto, mi spiace veramente, veramente un sacco che Bogdanovic, che è un disegnatore che, ripeto, non mi dispiace, ma io non ce la faccio proprio a non vederlo come una copia di coso, di Greg Capullo. Veramente, non ce la faccio e mi dispiace, perché mi sembra di togliere personalità a un disegnatore che, tra l'altro, mi sembra anche abbastanza giovane. Penso che abbia intorno a una trentina, 30-35 anni, quindi mi spiace veramente molto. Piccola incursione nel mondo dei Fantastici 4, anzi, che poi continua dopo, è questo albo singolo che mi ha intrigato molto fin dal suo annuncio, che è Fantastic Four Grim Noir, che è fondamentalmente, come dice il titolo, una semi inquadratura del personaggio di Ben Grimm, della cosa dei Fantastici 4, in chiave noir, come viene fatto spesso da Marvel, veniva fatto spesso qualche anno fa dalla Marvel, ovvero mettere in una chiave molto più pulp, molto più noir, i suoi personaggi di punta. Forse il più famoso è Spider-Man, probabilmente quello è il più famoso in assoluto. Qui abbiamo appunto una versione di Ben Grimm, della splendida cosa dagli occhi azzurri, dei Fantastici 4, appunto, in una chiave che non è propriamente noir, semplicemente ha a che fare con questo personaggio chiamato The Spare, che sinceramente non è la prima volta che sento nominare, ma non riesco a ricordarmi, non so se è un mio viaggione, nel senso che sono io che me lo sto immaginando, oppure effettivamente è un personaggio che è già apparso da qualche parte, questo brutto faccione. Tra l'altro l'albo è scritto da Jerry Duggan, che è uno scrittore che a me tutto sommato non dispiace, ed è disegnato da Ron Garney, che è un disegnatore che mi fa impazzire, soprattutto il Ron Garney moderno. Ha uno stile veramente veramente molto graffiante, tra l'altro per una storia di questo tipo, una storia appunto noir, è eccezionale. È veramente veramente eccezionale, appunto, questo personaggio. Non riesco a ricordarmi se l'ho già visto, ma comunque un personaggio che gioca sulle debolezze, sulle paure, sugli incubi degli altri, con cui appunto Ben Grimm si ritrova a dover doversi scontrare, perché appunto questo personaggio lo tormenta nei suoi sogni. E quindi, ripeto, una storia con questi temi, con queste atmosfere, giocando molto sull'incubo, disegnata da Garney in particolare, mi è piaciuta veramente veramente molto. Dicevo, ci sono queste due storie che praticamente si incrociano, perché è uscita da marzo questa miniserie, mi pare anche qua, di 5 numeri, che mette insieme i Fantastici 4 e gli X-Men, che è appunto Fantastic Four X-Men, che ho comprato un po' perché mi intrigava vedere questo mix di personaggi, un po' anche perché è scritta da Chip Zdarsky, è disegnata da Terry Dodson, che è un disegnatore che a me piace molto di più quando lavora come copertinista. Infatti è tutto sommato molto interessante, e devo dire, lo dico proprio onestamente, l'ho detto, lo piglio giusto perché è un numero uno, è scritto da Zdarsky, così. Non mi aspettavo un granché, anche perché i Fantastici 4 in particolare non è che siano tra i miei beniamini dell'universo Marvel, però mi sono detto, vabbè, ci do un'occhiata. E invece si è rivelata molto, molto, molto interessante, perché in seguito a una delle missioni spaziali, appunto, una delle tante missioni spaziali dei Fantastici 4, praticamente il figlio
dei coniugi Richards, che non mi ricordo mai come signor Gesù si chiama. Adesso devo andarlo a cercare. Franklin Richards, che altro non è che praticamente uno dei mutanti più potenti della Terra, un mutante di classe Omega, quindi proprio letteralmente fuori scala. In seguito appunto a una di queste missioni sembra non solo essere diventato più grande proprio fisicamente, essere cresciuto fisicamente, ma allo stesso tempo sembra non essere nemmeno più in grado di utilizzare i suoi poteri. In tutto questo c'è il capo appunto degli X-Men, il professor Xavier, che proprio per i motivi che dicevo prima, grazie Simo, proprio per i motivi che dicevo prima, che è molto borderline, non si capisce dove cosa abbia in testa, cosa stia macchinando, vuole assolutamente portarlo dalla sua parte, vuole portarlo a Krakoa, perché dice che i mutanti devono vivere uniti, devono vivere tutti insieme, soprattutto dopo tutto quello che hanno passato. Cerca di convincere Kitty Pryde appunto ad andare nel Baxter Building per convincere, anzi all'inizio vanno con tutta questa delegazione, però vuole usare Kitty Pryde perché tra Kitty Pryde e Franklin Richards si è creato un certo tipo di legame, appunto per convincerlo a venire a vivere a Krakoa. E in tutto questo c'è anche un bel gioco, un bel rapporto fra Franklin e i suoi genitori, che lui vorrebbe lasciarsi andare, è la classica crisi adolescenziale, cioè lui vorrebbe fare il cazzo che vuole, vorrebbe fare appunto vorrebbe essere semplicemente un ragazzino normale, mentre i suoi genitori pensano che sia più il caso che lui stia tranquillo, che si tranquillizzi, insomma, o comunque che non faccia stronzate, essendo il classico discorso noi siamo i tuoi genitori, sappiamo cose, poi noi sappiamo cosa è giusto per te, noi dobbiamo proteggerti, tutto quanto bla bla bla, senza poi effettivamente curarsi di quello che è il vero volere di Franklin. Ed è appunto interessante vedere questo sviluppo, ecco, quando vi dicevo che Dodson non mi fa impazzire come disegnatore. In particolare, in questo caso, nel viso di Franklin c'è qualcosa che non mi convince. So che... ecco, forse è meglio così. Non mi piace proprio tanto, devo dire. Però è interessante, tra l'altro c'è un bellissimo dialogo fra Franklin e Ben Grimm. Veramente molto, molto, quasi... cioè, io l'ho sentito veramente tanto... in cui Franklin dice, ecco, ci hai mai fatto caso che papà sta cercando una cura per far tornare i miei poteri, per farmi tornare a controllare i miei poteri, a te ha sempre promesso di trovare una cura per farti tornare un essere umano normale, non è che in realtà non lo faccia consapevolmente ma voglia tenerci così perché tra virgolette vuole tenere insieme questa famiglia, questo gruppo, e cacchio, Ben gli risponde no, non può essere così, anche se così fosse sa che non lo perdoneremmo mai. È interessante, Starsky sta giocando veramente tanto con le relazioni fra, in particolare fra i membri dei Fantastici 4, cioè sta cercando un po' di, non dico di smontare questa famiglia che al suo tempo sembra che si voglia tenere unita il più possibile. È bello questo gioco in cui a un certo punto sembra quasi che, mi è sembrato perlomeno, che i personaggi cerchino di muoversi, diciamo, contro il proprio scrittore, muoversi autonomamente prendendo vita propria. Vorrei fare una piccola pausa perché poi ci sono i pezzi di più da 90, si parla di fumetto italiano, francese, è interessante. Io torno a dire a voi due spettatori, chiunque voi siate, commentate, fate, dite qualcosa per piacere, dai, non fatemi sproloquiare da solo per piacere. Buttate un piccolo topic da analizzare in questi minuti di pausa. Stavo vedendo che c'è una, parlando di fumetto americano, in America probabilmente la storia del Covid non è ancora scoppiata del tutto, sta probabilmente, è sull'orlo, sta per, ma come penso appunto saprete, Marvel e DC hanno totalmente chiuso tutto, mi pare che Marvel
inizialmente avesse detto facciamo un blocco totale, la DC mi pare che voglia semplicemente distribuire in digitale, la Marvel all'inizio voleva bloccare tutte le uscite, poi dopo ha detto manterremo in uscita soltanto 25 testate di tutte quelle che stiamo pubblicando, che mi pare siano forse circa la metà, poco meno della metà delle testate che appunto sta pubblicando adesso, e quello sarà un bel colpo per il fumetto, perché secondo me, più che altro perché appunto non potendo vendere i fumetti, non potendo pagare i disegnatori, pagare gli scrittori, pagare appunto tutti quelli che ci lavorano. Non so sinceramente quanto ha colpito anche la Diamond. Infatti la Diamond ha smesso di distribuire, perché la Diamond mi pare che sia il distributore delle case editrici. È una situazione veramente. Io sento sempre quello che dice Recchioni, dice. Dicono tutti che siamo in una situazione di guerra, sì, ma con la sola differenza che in guerra comunque i libri continuavano ad uscire. E qui è una situazione ancora più complicata. È veramente una roba molto molto difficile. Per cui, e anche lì c'è sempre il solito discorso, facciamo soltanto in digitale, sì, ma così vai a sfavorire le fumetterie, vai a sfavorire i rivenditori. Non mi ricordo più di chi ne stava parlando. Forse sempre Recchioni diceva che forse sempre in America era stata avanzata questa proposta di comprare i fumetti in digitale, metterli in vendita in digitale. E poi una volta che appunto le fumetterie avranno riaperto, sarà tornato tutto pseudo alla normalità. Mostrando il codice fondamentalmente del fumetto che si è acquistato in digitale, si ha diritto ad avere la copia cartacea, appunto così gratuitamente. Però lì si parla anche di costi di produzione. È una roba veramente molto molto complicata da gestire. Vedremo veramente. Sto pensando in questi giorni, penso spesso per esempio a Panini, che doveva fare questo lancio della DC in cui aveva investito tantissimo, e dico cacchio, cazzo, cioè per quello dicevo anche prima, cerchiamo di comprare i fumetti in fumetteria, cerchiamo di trattenerci, cerchiamo di così, perché quando i negozi riapriranno, quando tornerà, ripeto, tutto un po' la pseudo-normalità, cosa che non sembra essere neanche così tanto lontana, spero di non sbagliarmi, ma questo dipende sempre e soltanto da noi, i negozi avranno assolutamente bisogno. Quindi preservate i vostri denari, preservate le vostre letture per appunto quando le fumetterie riapriranno. Non so, il mio amico Simone, che in chat lavora in una fumetteria, non so se può dirci qualcosa in più, come la stanno vivendo loro questa cosa, che sarebbe un ottimo spunto di riflessione. Quindi sì, Simo, ti sto coinvolgendo, parla. Ecco, potrebbe essere interessante magari vedere dal punto di vista di un negoziante come sta andando questa cosa. Tra l'altro parlavo prima di Recchioni. Benché sia un personaggio molto controverso, e a me tutto sommato, lo dico proprio onestamente, sono diverse le cose che a me non sono piaciute. Parlo del Recchioni scrittore, del Recchioni fumettista. Come disegno a me non piace, però mi piace abbastanza come scrive. Come persona non così, Dennis Fra. Ciao, ciao Dennis. Dennis, anche tu commentate, ragazzi, riempite la chat, vi prego. Voglio un po' di. Voglio che chiacchieriate, voglio che qualcuno dica qualcosa. Dicevo, tutto questo per dire che sta facendo una cosa molto interessante.
di fare ogni mattina una diretta, scegliere un topic, parlare, non so, ha fatto una diretta su Mad Max, ne ha fatta una bellissima che mi è piaciuta un sacco su Ronin, ne ha fatta una qualche giorno fa su santo Dio, non mi viene in mente il nome del fumettista, il fumettista argentino della Casa dei Metabaroni, che è morto qualche giorno fa per coronavirus. Siamo in ballo con le spedizioni per non rimanere del tutto fermi. È forse l'unico modo. È forse l'unico modo. Però anche lì col fatto che non esce niente di nuovo. Non dico è difficile che la gente dica vado a recuperare un fumetto vecchio. Però è anche vero che può dire, beh, è l'occasione giusta per decidermi a recuperare un fumetto che volevo recuperare da tempo e potrebbe essere il momento giusto. Sali 89. Domanda stupida. Nei comics americani, secondo te, quanto conta il lavoro del colorista e l'inchiostratore nel risultato finale delle tavole? Cioè, possono influire sul giudizio che il lettore ha sul lavoro del disegnatore della storia? Assolutamente sì. Anzi, io sono uno di quelli che... Scusate, eh. Crede che il colorista in particolare sia sempre molto bistrattato, perché sono, penso, due i lavori che parlando dell'aspetto grafico, vengono sempre molto, più che bistrattati, vengono sempre molto dimenticati, che sono quello dell'inchiostratore e del copertinista, scusatemi, del colorista. Io mi ricordo che quando leggevo... Era Invincible Iron Man, quindi si parla di forse del, non è il Fresh Start, no, non era Fresh Start, era All New, All Different, che era il Marvel, l'Iron Man, sì, scritto da Bendis, disegnato da David Marquez. Mi piaceva quasi più per come era disegnato e colorato, più che per la storia in sé, che poi era una storia del cazzo, veramente del cazzo. Era uno di quei momenti in cui Bendis probabilmente non aveva voglia di fare niente. E mi piaceva veramente molto come era colorato e come era disegnato. Per cui sì, assolutamente. Cioè, facendo anche un discorso molto più basilare, anche l'occhio vuole la sua parte. Io in primis sono sempre stato uno di quelli che fino a diversi anni fa il fumetto vecchio, il fumetto degli anni 60, 70, ma anche quello un pochino più recente, degli anni 70, 80, non riuscivo a leggerlo. Veramente, 5-6 anni fa non mi sarei mai innamorato di Kirby, probabilmente. E proprio perché aveva questo stile che per me all'epoca era veramente troppo vecchio, veramente troppo... L'avrei definito obsoleto, ma è come tutte le cose, probabilmente. Quindi assolutamente, se metti insieme un bel mix di disegnatori, coloristi e inchiostratore, è assolutamente, viene fuori assolutamente un lavoro spettacolare. Però assolutamente questo è il classico discorso del è meglio una storia disegnata bene o una storia scritta male, è meglio una storia che sia scritta decentemente, cioè che sia bella, che sia piacevole. Poi si parla sempre di gusti, era venuto fuori il discorso quando si parlava di Hajime Isayama, dell'Attacco dei Giganti, che diceva che disegnava male, così. E io ho sempre detto che sì, non mi piace come disegna, però trovo che il tratto come le Maier, come il tratto di questi disegnatori sia sempre molto funzionale al tipo di storie che fanno, che realizzano. Di fatto è una situazione ambigua, dice Simone, perché le fumetterie sono a metà tra negozi e edicole, parlo di codice di Ateco, quindi navighiamo a vista. È vero, mi ricordo che se ne parlava anche con Seba e si diceva che è un problema perché appunto se le edicole possono tenere aperte, le fumetterie sono questa via di mezzo fra librerie ed edicole, può essere che tengano aperte anche loro. Poi chiaramente no, perché comunque risulta un luogo di aggregazione, chiaramente non avrebbe senso perché la gente adesso deve stare in casa, quindi non ci dovrebbe neanche essere la possibilità di dire prendo e vado a farmi un giro in fumetteria. Non si potrebbe assolutamente fare. Per cui l'unico modo che le fumetterie hanno per sostenersi in questo momento è appunto fare le spedizioni. Mi raccomando, ragazzi, se volete spasmodicamente leggere, e le vostre fumetterie fanno questo genere di servizi, cioè di spedirvi le cose a casa, assolutamente approfittatene perché sostenete la vostra fumetteria e non rimanete senza roba da leggere.
per cui è assolutamente consigliato. Ultimi commenti, poi andiamo avanti. Dennis Fra 1, non so se l'hai già detto, per caso sai se ho visto cosa spedisce l'uscita americana e sono fermi anche loro, perché l'ho usato per la prima volta grazie ai tuoi consigli e volevo sapere qualcosa in più. Innanzitutto mi fa molto piacere di aver portato almeno un cliente da Ho Visto Cose, perché hanno un servizio eccezionale. Allora, penso proprio che al momento le loro spedizioni siano state interrotte, perché ovviamente arriva tutto dall'America, l'America anche lì è in totale lockdown. Le spedizioni di materiale in generale si sono fatte veramente molto 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 più complicate, quindi addirittura io sto cercando di monitorare la spedizione, l'ultima che probabilmente faranno prima del appunto di chiudere anche lì completamente, e è ferma, cioè di solito ci mette veramente poco, ci mette forse una settimana e mezzo se non sbaglio ad arrivare in sede da loro. E tipo penso si afferma da una cosa come 2 settimane sempre in America, quindi c'è un po' questo problema, per cui il materiale che loro probabilmente hanno in stock penso che possano spedirlo, penso, ti conviene chiedere a loro assolutamente, anche perché sono molto disponibili, molto gentili, e tra l'altro aggiornano le loro, appunto la loro tra virgolette disponibilità sempre, quindi vai a cercarti appunto sul blog di Ho Visto Cose per vedere appunto tutte le indicazioni del caso. Nel caso specifico prova a scrivere a loro, chiedi, perché penso proprio che ti sapranno aiutare sicuramente più di me. Allora, continuiamo con un paio di uscite, sono ancora 3 fumetti, ma probabilmente le cose più interessanti, che sono cose che alcune avevo già letto, avevo recuperato proprio poco prima che ci fosse il lockdown, la quarantena anche qua, e uno che avevo ordinato su Amazon e che mi è arrivato proprio poco prima della, anzi poco dopo la chiusura. Sto parlando innanzitutto di un fumetto pubblicato da Oblomov, una serie di 2 numeri scritta e disegnata da uno degli autori che più mi intrigava conoscere e a cui volevo approcciarmi il prima possibile, che è Celestia di Manuel Fior. Questi sono i 2 volumi, tra l'altro, ecco, magari al contrario, copertina componibile, bellissima questa cosa, proprio anche a sottolineare il fatto che, come ha detto anche Manuel Fior, vanno letti assolutamente uno dopo l'altro, in diretta continuità. Dicevo, pubblicati da Oblomov, sono 2 volumi al prezzo di 18 euro. Parlavo di Manuel Fior. Manuel Fior è un autore a cui, ripeto, volevo approcciarmi da molto tempo, soprattutto perché l'avevo sentito nominare da tanti artisti, soprattutto internazionali, che appunto o magari ho conosciuto, intervistato, e dicevano, tra i fumettisti italiani a me piace veramente molto Manuel Fior. E alla Lucca scorso uscì il primo volume di Celestia, per un motivo o per l'altro ho detto no, aspetto, perché è una miniserie di 2 numeri, sicuramente poi Oblomov farà uscire un volume unico, poi però mi sono detto, mi pare che avessi anche un buono forse da spendere in Feltrinelli, ho detto vabbè, mi piglio il primo, vedo un po' com'è. E allora, è una storia bellissima, veramente una storia molto molto bella, molto molto toccante. È una premessa per non togliere niente a questo fumetto. Devo dire che leggendolo in questa situazione, in una situazione di allontanamento sociale forzato, colpisce ancora di più. Colpisce veramente, veramente ancora di più. Di cosa si tratta? Si tratta di una storia ambientata in un futuro che mi viene quasi da definire post-apocalittico. Un futuro in cui questa città di Celestia è diventata una specie di Eden, una città che è nata e si è sviluppata all'interno della laguna di Venezia, e che a un certo punto ha deciso totalmente di staccarsi proprio dalla città, dalla Serenissima. Infatti si vede proprio il fatto che sia una città diciamo derivata diciamo da Venezia. Bellissima, bellissima anche come è resa i canali, guardate che bello, i portici, le vie, le strade, i vicoli, ce ne sono alcune veramente spettacolari anche qua,
i sotterranei appunto della città di Venezia, i canali, è eccezionale dal punto di vista grafico. Appunto, una città che si è separata dal resto dell'Italia, dal resto di Venezia e dal resto del mondo, che vive proprio come se fosse, dicevo, un Eden, in cui la società tutto sommato non è che sia cambiata poi molto, perché all'interno di questa città troviamo praticamente tutto l'ecosistema di quello che potrebbe essere una città di periferia qualsiasi, di una città qualsiasi. Ci sono prostitute, ci sono briganti, ci sono personaggi poco raccomandabili, ci sono personaggi mentalmente instabili, e ovviamente ci sono anche dei giovani, dei ragazzi. In particolare i due protagonisti di questa storia sono Pierrot e Dora, che tra l'altro Dora so essere una specie di personaggio feticcio di Manuel Fior, perché penso che in quasi tutte le sue storie ritorni costantemente questa protagonista, questo personaggio di Dora. E appunto li ritroviamo in questa città, dei giovani che fanno parte di una specie di organizzazione semisegreta, diciamo così, di giovani dotati, di questi ragazzi che sono in grado di utilizzare la telepatia, e che appunto si stanno cercando di organizzare per diventare in qualche modo i futuri leader, tra virgolette, cercare in qualche modo di discostarsi ancora di più, anzi, più che più futuri leader, di discostarsi ancora di più da questa società, da questa città. Si tratta di un viaggio, perché a un certo punto accade una rottura nella quotidianità di questi ragazzi che li porta a fuggire da questa città, da questo Eden, quindi a voler proprio andare al di fuori di questo paradiso e scoprire, vedere un po' come è diventata la società dopo questa specie di cataclisma, appunto. E il fulcro principale della storia, che una cosa che mi ha colpito veramente molto, sono proprio i giovani, perché i ragazzi, in particolare i bambini, in Celestia, sono il motore, sono la guida, sono i cani pastore della nostra società. Ci sono appunto questi ragazzi che sembrano essere, ripeto, la prima sensazione che ho avuto, sembrano veramente dei mutanti, degli X-Men, appunto, per fare un paragone fumettistico, che sembrano in qualche modo guidare appunto la società, essere il nuovo, il futuro appunto di questa società. E in particolare, ripeto, sono i bambini che sono davvero i nuovi, come dire, i nuovi Atlante su cui si poggia il destino di tutte le persone che gli stanno intorno. In particolare questa è una cosa che si vede molto di più, mi pare, nel secondo numero. Sì, anzi, a cavallo tra il primo e il secondo numero. Ed è una cosa veramente molto molto bella, un bel approfondimento, un bello spunto. Il fatto poi della telepatia è interessante, perché si gioca, non a caso i protagonisti, gli unici che possono usare questi poteri telepatici sono dei ragazzini, quindi c'è tutto il discorso della difficoltà di comunicazione, la difficoltà di comunicazione, ci siamo capiti. Con appunto non solo gli adulti, ma anche fra se stessi. E ripeto, sì, è stato interessante leggere in questo periodo, perché c'è proprio un discorso di allontanamento sociale, di respingersi proprio gli uni fra gli altri, proprio perché non si viene capiti alle volte, non si viene amati, non si viene apprezzati per quello che si è. E in un momento come questo, come il momento storico che stiamo attraversando adesso, è veramente interessante. Poi dal punto di vista grafico vi ho fatto vedere qualche pagina, faccio vedere anche adesso, è pazzesco, mi piace veramente veramente molto come è disegnato. Anche qua, ecco, si parlava prima dei colori. Io personalmente, vedendo questa pagina la prima volta, sono quasi riuscito a sentire il calore di questo abbraccio, perché si vede proprio l'affetto che lega il protagonista Pierrot a questo bambino, che non vi dico niente su chi sia questo ragazzino,
che appunto li lega, ecco, questa pagina con questi colori, questo, per esempio anche il modo in cui Pierrot chiude l'occhio, sto facendo tutte delle divagazioni mie, è sempre è molto umano, è veramente tanto umano, questo occhio stretto, come a voler intensificare ancora di più l'abbraccio, è veramente eccezionale, è spettacolare, ripeto. Letto in questa situazione, nella situazione in cui stiamo vivendo, lo ripeterò a nausea, è veramente un fumetto che fa riflettere, ci fa riflettere tanto e penso che appunto la sua forza proprio, sia proprio anche quella di saperci dare appunto uno spunto di riflessione ulteriore in questo periodo. Cambiamo stato. Questo è un fumetto di cui che vi ho già mostrato in uno degli ultimi video, forse proprio nell'ultimo video di Polvere e Fumetti prima della quarantena. È un fumetto di cui non sapevo niente, di un autore francese. Come vi dissi, è un fumetto che ho scoperto grazie a un autore italiano, a Michele Monteleone, che l'ha spammato in ogni modo quando la BD ha annunciato appunto la sua uscita. Ed è appunto Kairos di Ulysses Malassange. Pubblicato, ripeto, da Edizioni BD, in questo bel volumotto al prezzo di 18 euro. Mi piace molto, mi piace, avevo già fatto un bel elogio dell'edizione di BD, ma è veramente, veramente bello come edizione. È un bel volumotto, bello, è proprio bello, è proprio un bello oggetto. Mi piace veramente, veramente molto. La cosa che mi ha intrigato fin da subito di questo Kairos è l'aspetto grafico. L'immaginario appunto che Ulisse Malassange racconta appunto in questa sua storia. Si tratta di già il titolo, come recita anche il frontespizio, Kairos è l'abilità di saper cogliere il momento, è l'attimo da cogliere, il momento decisivo, il punto di rottura, la frazione di secondo che può cambiare il destino. Che sinceramente non è che l'abbia, cioè non sono riuscito a ritrovarlo, magari poi rileggerò il fumetto per cercare di trovare un riferimento a questa frase. Si tratta appunto di una storia anche qua molto particolare, perché inizia con una storia che potrebbe essere tranquillamente una storia di tutti i giorni, con questa coppia, con questi due ragazzi che decidono di trascorrere una vacanza fuori città, in questa casa di campagna appartenuta, mi pare, ai parenti appunto del protagonista. Che poi si rivela invece, si trasforma anzi in un'avventura fantasy, quando appunto durante la notte entrano in casa, proprio irrompono nella casa di questi due ragazzi, questi soldati, questi guerrieri lucertola, che rapiscono la ragazza e la portano appunto nel loro mondo. Il ragazzo riesce a entrare anche lui in questo portale ed entra appunto anche lui in questo mondo che a me ha ricordato veramente tanto un incrocio fra l'atmosfera molto, come dire, molto leggera, molto sospesa dei film dello studio Ghibli, ma anche, soprattutto per quanto riguarda il design, l'immaginario di Dragon Quest e quindi inevitabilmente anche quello di Akira Toriyama di Dragon Ball, un po' anche perché il tratto è molto molto in stile manga. Vuoi vedere se riesco a trovare anche qua qualche pagina. Per esempio, il nostro protagonista incontra questi due personaggi, questi draghi umanoidi, e appunto inizia il loro viaggio per cercare di recuperare la principessa, questa ragazza che poi appunto scopriamo essere la principessa di questo regno. La cosa interessante è che fino ad un certo punto sembra essere appunto una storia semplicemente di questo tipo, cioè un fantasy appunto di il cavaliere che cerca di salvare la sua bella, finché poi, soprattutto nella parte finale, che tra l'altro ricorda molto proprio lo sviluppo di uno dei videogiochi di Dragon Quest, prende una piega totalmente diversa. Si tratta di
un parallelismo di un racconto, sì, di questa avventura del voler andare a cercare di recuperare appunto questa ragazza, ma allo stesso tempo sembra anche il cercare di recuperare un rapporto, perché già dalle prime pagine scopriamo che questi due hanno un rapporto un po' non conflittuale, ma fanno molta fatica a intendersi, è molto molto particolare, appunto difficile quasi da interpretare questi due personaggi, fino a che appunto non si arriva poi a questa rottura di questa, diciamo, parete in cui appunto si entra in questo mondo fantasy, che altro non è che appunto, per come l'ho vista io, una specie di metafora appunto del voler cercare di recuperare un rapporto che probabilmente in questo caso è un rapporto anche tossico, perché questo ragazzo ha in testa soltanto quello, cioè vuole assolutamente recuperare la sua fidanzata, vuole assolutamente salvarla, quasi non importandosi di quello che in realtà vuole lei. E in qua c'è appunto il discorso del rapporto tossico che mi ha portato a fare questo tipo di riflessione. Mi sono trovato personalmente anche a fare questo tipo di ragionamento con dei miei amici, che diciamo spesso: se ami qualcuno lascialo andare. Ma alle volte si riesce a fare questa cosa? Cioè è sempre una frase molto fatta, molto da bacio perugina quasi, però è una cosa che si riesce a fare. Siamo sicuri di essere sempre in grado di poter fare una cosa del genere? E si tratta proprio qua anche di un rapporto, dicevo, di, tra virgolette, di tossicità, perché questo ragazzo appunto vive per questa ragazza. Ripeto, tornando al discorso che mi stavo facendo io con i miei amici, perché alle volte cerchiamo di passare più tempo possibile insieme alle persone a cui vogliamo bene? Perché questa cosa? Perché in qualche modo cerchiamo di, rubare il loro tempo, perché alle volte sentiamo che questo tempo che trascorriamo ci fa stare bene, ma lo facciamo in maniera totalmente inconscia. Lo facciamo perché ci fa stare bene in una maniera molto egoista, quasi. E ripeto, trovandomi a fare questi ragionamenti anche con i miei amici, e poi trovandomi a fare questo stesso ragionamento, su un fumetto, trovando questo tipo di spunto di riflessione, mi ha colpito veramente, veramente molto. Dicevo, dal punto di vista grafico è eccezionale, veramente, veramente eccezionale. Ripeto, si guarda tanto al fumetto giapponese. Guardate che belle anche queste pagine. Mi piace molto, veramente, veramente molto, proprio come dicevo prima, il discorso del design di questi personaggi, di questi mostri, di questi draghi. Mi intriga veramente, veramente molto. E mi ha colpito tanto appunto anche per questo spunto di riflessione che mi ha dato. Non so se qualcuno di voi l'ha letto, ma nel caso fatemi sapere se anche voi avete trovato qualche tipo di ragionamento anche in questo. Poi ci sono anche delle tavole abbastanza inquietanti, delle pagine tipo questa. È bello, veramente veramente molto bello. Questa è una di quelle cose che dovrete assolutamente recuperare quando riapriranno le vostre fumetterie. Cosa pensi di Scalera e Zaffino? Chi preferisci? Quale Zaffino? Nel senso, stiamo parlando dello Zaffino di Winterworld o stiamo parlando dello Zaffino che non pe- che siano, penso siano padre e figlio, o dello Zaffino di accidenti, di Karnak? Comunque mi piace molto. Beh, Scalera è tra i miei disegnatori preferiti in assoluto, è stato uno dei primi che mi ha avvicinato molto al fumetto americano, al fumetto Image, quindi c'è un po' di affezione in questo senso, quindi è un giudizio un po' difficile da dare. Per cui penso, direi Scalera. Tra i due, non so chi dici tra i due Zaffino, perché conosco il Gerardo Zaffino. Aspettate che ve lo dico. Questo qua. Quello di
No, questo è Jorg Zaffino di Winterworld, chiama fuoco, questo qua, che è assolutamente eccezionale. Anche questa è una storia molto molto bella, un misto fra Mad Max e un Mad Max ambientato in Antartide. Faccio vedere, molto molto bello. Questa è una di quelle cose che ho comprato completamente a caso, sentendo pareri in giro, e ho detto ma sì, dai, mi ci do un'occhiata, sembra bello. E poi mi è piaciuto veramente un sacco, vichinghi del futuro su queste Drakkar coi cingolati, madonna che roba, veramente splendido splendido. Però per rispondere alla tua domanda, Dennis, assolutamente Scalera, perché proprio ci voglio tanto bene allo scalerone nazionale. È proprio speciale. L'ultimo fumetto di oggi è un altro fumetto italiano, un fumetto che arriva adesso in pubblicazione cartacea, ma che è già uscito in realtà nel nostro paese, su una piattaforma online di cui parliamo adesso. Un fumetto di una persona, scritto da una persona che ho avuto modo di conoscere in tutti questi anni, e sto parlando de Il cuore della città di Francesco Savino e Giulio Rincione, scritto ovviamente da Francesco Savino e disegnato da Giulio Rincione, pubblicato dalla Shockdom, ha un prezzo tra l'altro anche qua abbastanza interessante di 15 euro, perché è un bel volumotto, non ovviamente tanto corposo diciamo, ma è bello grande. Di cosa si tratta? Dicevo, questo è un fumetto che in realtà è già stato tra virgolette pubblicato in Italia, è già uscito, perché è uno di quei fumetti che faceva parte della diciamo dell'etichetta online di Wilder, che, se nel caso non sapesse cosa sia, è una diciamo pure un editore online, chiamiamolo pure così, aperta da quei bravi ragazzi di Jacopo Pagliaghe e French Carlomagno, che sono gli autori di Aqualung, della BAO, e appunto tra i fumetti che uscirono in tra le uscite appunto di Wilder c'era anche appunto Il cuore della città di questa accoppiata. E ricordo che già allora mi piacque molto, soprattutto dal punto di vista grafico mi intrigò veramente veramente molto. Poi tra l'altro sono un po' legato a questa storia, perché intervistare proprio riguardo Il cuore della città Savino è stata praticamente la mia prima intervista in assoluto, la prima intervista che ho fatto per Red Capes. L'ho fatta proprio a Francesco appunto, è stata una bella esperienza, quindi aspettavo un po' al varco questa pubblicazione. Dicevo, di cosa si tratta? Si tratta ovviamente di una storia ambientata in città e fin qua in Ganga, ma è vista dagli occhi in maniera abbastanza diciamo implicita, perché non viene mai detto proprio esplicitamente, di un fuorisede. Quindi probabilmente molti di voi che appunto hanno questo tipo di esperienza potrebbero ritrovarsi appunto in questa storia appunto di un ragazzo che altro non è che poi una interpretazione, come dire, una personificazione probabilmente di Francesco stesso, perché anche il protagonista è praticamente lui, è identico, che appunto si ritrova a trasferirsi da una piccola città in campagna, o comunque fuori dalle metropoli, in una città che sembra essere praticamente in tutto per tutto a Milano, che poi appunto è, non ci metterei la mano sul fuoco, ma penso proprio di sì, che penso sia anche la storia proprio di Savino stesso, che appunto probabilmente si è trasferito a Milano dalla sua città natale. Appunto, la cosa mi stavo perdendo, la cosa interessante è appunto vedere questo giovane arrivare in città e cominciare già dall'inizio ad avere un primo approccio con i suoi abitanti. Anche qua, come si parlava di Celestia, di una fauna di abitanti, ovviamente una città come può essere appunto quella di Milano, che agli occhi di una persona che arriva da fuori può sembrare
qualcosa di totalmente straniante, piena di gente che va, che corre, a sua volta completamente alienata da, appunto da questa quotidianità. Bello anche le domande assillanti dei genitori: hai mangiato, non stare sempre a casa, che hai fatto di bello oggi, hai già conosciuto qualcuno, insomma. Tutte queste classiche domande che probabilmente anche i miei amici fuori sede potrebbero confermare, insomma, che i genitori fanno. Tutto questo che sembra essere appunto un viaggio semplicemente in una città qualsiasi diventa quasi una vera e propria descensio ad Inferos, perché c'è proprio una vera e propria discesa agli inferi per il nostro protagonista, che all'inizio comincia a vedere la città come una specie di mostro enorme, come un vero e proprio essere vivente, cominciare a vedere con altri occhi anche i suoi abitanti, e poi fare la conoscenza con questo gruppo di persone, questo gruppo di anziani chiamati appunto gli invisibili, che sono tutte quelle persone che abitano la città. Tutte quelle persone che molto spesso noi non degniamo neanche di uno sguardo, che non ci accorgiamo nemmeno che esistono, che non fanno parte, per parafrasare proprio questa storia, non fanno parte di questi ingranaggi, cioè sono persone che sono quasi al limite appunto di quella che è la città. E dicevo, quello che è un viaggio all'interno di questa città, della quasi avventura di questo protagonista, del suo tentativo di non farsi fagocitare dalla città stessa, diventa poi anche un viaggio interiore, un viaggio di, come dire, psicologico, spirituale, non so come altro dirlo, appunto all'interno del nostro inconscio, per, tra virgolette, combattere contro i nostri demoni, per riuscire a sconfiggerli, oppure per, anzi, più che sconfiggerli, riuscire ad accettarli, a farli nostri e ad andare avanti. In questo senso dico che c'è proprio questa descensio ad Inferos, nel senso che si prende quasi coscienza di questa cosa, quindi il momento in cui si fa fronte proprio ai propri demoni, che potrebbe essere appunto l'inferno, il purgatorio, tra virgolette, che è invece l'accettazione di questi demoni, e poi il paradiso, comunque la risalita, e riuscire a farci pace con essi, insomma. Come viene analizzato qua, per esempio, ci sono le aspettative dei genitori o comunque delle persone che ci vogliono bene, che sentiamo ricadere sulle nostre spalle. Ci sono tutta un'altra serie di dilemmi, che poi variano ovviamente da persona a persona. Qui sono quelli che personalmente ho captato da questa lettura, e che penso fossero anche quelli che l'autore voleva in qualche modo comunicare, e appunto alla fine arrivare proprio a un ok, ad accettarli e ad andare avanti forte, ancora più forte appunto di questa convinzione che abbiamo appunto acquisito. Dal punto di vista grafico, se già la storia era interessante per me, e spero di aver anche interessato anche voi, benché sia stata una cosa abbastanza confusionaria, me ne rendo benissimo conto. Anche dal punto di vista grafico, secondo me, ecco, se Savino riesce a scavare utilizzando i suoi fumetti, la sua sceneggiatura, Giulio Rincione scava ancora di più, grazie al suo stile grafico, a questo stile veramente, Madonna, pazzesco, ripeto, molto, ripeto, mi viene da dire solamente graffiante, a volte quasi fotorealista, alle volte il disegno diventa talmente tanto crudo da essere talmente tanto vero. Guardate per esempio anche questa personificazione della città, dei propri demoni, della morte. A me ha ricordato molto, per esempio, anche la Mater Morbidi di Landog, però che può essere poi anche qua appunto la solitudine, il buio, il vuoto. C'è un'altra cosa che mi è piaciuta molto, è la grandissima varietà di interpretazioni che questo fumetto mi ha
mi ha dato, insomma. Io ci ho trovato una mia strada, ma ne ho, cioè, ho trovato una mia interpretazione personale, ma poi ne ho colte anche altre. Le forme di questi personaggi grotteschi, per esempio, quella che dovrebbe essere una bella ragazza che balla sul cubo in discoteca, se riesco a inquadrarla bene, magari. Gesù, eccola qua. Guardate i fianchi come sono larghi, come è ossuta, come è brutta, quasi brutta, insomma. È veramente mamma mia. Appunto, arrivando a un certo punto anche a fin quasi a un tipo, uno stile di disegno tendente appunto quasi al realismo. C'era questa tavola in cui il personaggio si lascia cadere all'indietro, che sembra proprio quasi una fotografia. Eccola. Cioè, il volto in particolare del protagonista sembra dannatamente vero. E la cosa interessante è, tra l'altro, si è beccato anche un bel premio Boscarato come miglior fumetto web, mi pare del 2016, se non dico una baccata. E la cosa interessante è capire poi come è stato tradotto il lavoro da digitale a poi cartaceo, perché mi stavo dimenticando di dire, la particolarità dei fumetti di Wilder è di essere pubblicati capitolo per capitolo, ma in un'unica striscia verticale, cioè le pagine sono praticamente una attaccata all'altra, appunto in una sequenza verticale, quindi c'è anche un metodo di lettura completamente diverso, una scansione appunto delle pagine che non esiste, ma allo stesso tempo appunto un ritmo che non si spezza mai, o comunque ha dei momenti di pausa. Ecco, tradurlo poi questo in un fumetto è interessante. Mi piacerebbe anche capire poi come è stato fatto questo tipo di lavoro. Allora, intanto che io mi fumo una sizza, io aspetto ancora qualche vostra domanda, quindi mi raccomando, fate domande, chiedete, chiacchierate, dite qualcosa, come sempre. E poi ci salutiamo qua, e spero che questa sia stata un'esperienza interessante. Fatemi sapere se è una cosa che vorreste appunto vedere di nuovo. Intanto controllo se... Spero tra l'altro che per esempio anche la musica non abbia dato fastidio, anche qua fatemi sapere un po', e si tratta tutto di un esperimento, ecco, vedo già adesso che si lagga un po'. Se c'è già qualcuno che sta guardando e per qualche motivo non fosse ancora iscritto al canale Twitch, mi raccomando, fatelo. Intanto non penso che ci sia niente da pagare. Se avete, lo dico così per la prima volta, se avete Amazon Prime e vi iscrivete, non vi costa neanche niente fare l'abbonamento. A me forse arriva qualcosina. Non so se, essendo anche un Twitch, uno streamer così scrauso, a me arriva qualcosa. Pensi che Luca salterà? Io vedo veramente, veramente molto, molto improbabile che a novembre tornerà tutto come prima. Nel senso, a me piacerebbe molto potermi illudere che così sia. Mi piacerebbe veramente, veramente molto. Però... Un evento che tira la seconda fiera del fumetto più grande al mondo, che fa un sacco, stacca una marea di biglietti, ma si parla di centinaia e centinaia di biglietti staccati solo di entrate paganti, per cui si escludono anche la parte dello staff, si escludono ovviamente gli ospiti, si esclude tutta la gente che lavora proprio all'organizzazione di Lucca e che poi è proprio presente in città. Cioè, è una concentrazione di anime troppo densa. Non so sinceramente, io ripeto, me lo auguro,
Non so se ci andrei a cuor leggero, perché sapendo che magari c'è ancora il virus in giro, non so se me la sentirei totalmente di dire ma sì, vado, tanto alla peggio me lo becco. L'idea di stare a Calcati come è stato per esempio quest'anno a fianco al padiglione Napoleone, che veramente siamo rimasti bloccati per un quarto d'ora in mezzo alla strada, è completamente incompatibile con quelle che sono le norme vigenti attuali. Ripeto, io vedo veramente molto molto difficile che a novembre ci dimenticheremo di tutto e torneremo a fare la vita che facevamo prima. È veramente molto molto improbabile. Io penso proprio che per quest'anno ci scorderemo qualsiasi tipo di fiera in assoluto. Perché non credo che la situazione si ridimensionerà, anche perché mettetela anche in questa ottica, si sta pian pianino ridimensionando, non spegnendo, ridimensionando qua da noi. Pensate per esempio a un organizzatore parlando per esempio di fumetti, che si trova a dover dire portiamo, che cacchio ne so, un autore americano, quando magari là in America la situazione sarà a novembre come è qua da noi adesso. Quindi è. Scusate, mi stavano chiamando. Quindi è veramente, veramente difficile pensare che appunto la cosa potrà tornare come prima. Se quelle centinaia di migliaia di pergamenti dovessero diventare centinaia di migliaia di contagiati, peccato perché sarebbe stata la mia prima volta. So che, pensando che sarebbe stata la mia undicesima lucca di fila, insomma, mi spiacerebbe perdere un anno, però come per esempio seguivo le dirette di Lega Nerd, che dicevano che, adesso ho perso il filo del discorso. Dicevano che per esempio al Comic Con le persone che volevano andare al Comic Con dicevano piuttosto che farlo a metà o farlo così oppure non farlo con le sicurezze di poter fare determinate cose, non lo fate. A questo punto forse vale più la pena fare una cosa del genere, cioè dire 2020 Lucca non ci sarà. Ci teniamo buoni per tutto quanto. Poi, scusate, mi stanno chiamando. Perdonatemi, la cena sta per essere pronta. Dicevo, lo vedo veramente improbabile, scusatemi, mi sono perso un momento. La vedo veramente, veramente molto, molto improbabile che appunto si faccia Lucca anche quest'anno. Per cui mi unisco anch'io al coro di quelli che dicono, ragazzi, piuttosto che farla a metà, così, chiaro. Poi noi non calcoliamo tutta una serie di discorsi di tipo economico, di tipo di entrate, quindi è difficile da valutare tutta questa serie di cose, per cui non lo so, non lo so, la vedo veramente molto improbabile. Però di Quarantena e Fumetti, che ne pensi della serie animata di Zurgalcare? Ma sai che non ho visto ancora una roba? Cioè, l'ho vista spammata in giro, ma l'ho sempre skippata così senza mai fermarmi. Però hanno detto tutti che è molto molto carina. Come dicono che siano molto carine anche, per esempio, le vignette che mette Ortolani in questi giorni. Però anche quelle, non facendomi impazzire più di tanto Ortolani, non l'ho mai vista assiduamente. Vi consiglio caldamente di andare a vedere quella diretta che ha fatto Lega Nerd sulla sua pagina Facebook, in cui ha invitato gli organizzatori di Lucca, di Napoli Comic Con e di Modena Play, se non sbaglio, appunto per parlare della situazione fieristica di quest'anno, perché è una situazione molto molto delicata. Si toccano anche aspetti economici che spesso noi non
noi non pensiamo, anch'io mi sono trovato a dire, beh, effettivamente si usa un termine un po' poco carino, che non ripeto qua, ma noi ragioniamo, come dire, adesso non so come metterla giù per evitare di toccare qualcosa. Vabbè, è fare il frocio col culo degli altri, cioè noi non mettiamo in campo certe dinamiche che invece sono vitali. Allora, qua mi stanno tartassando di telefonate, per cui le cose che dovevo dire le ho dette. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito la diretta, chi è stato in diretta, soprattutto Simone, che come sempre è stoico, quindi lo ringrazio veramente, veramente tanto. Fatemi sapere se l'esperimento vi è piaciuto, se vi interessa vedere ancora qualcosa del genere, magari fare, che so, un Q&A una volta. Vediamo un po' come può andare avanti questa cosa. Poi devo imparare a guardare qua e non il computer, perché cerco di tenere d'occhio anche la chat. Però appunto, insomma, fatemi sapere se la cosa può interessarvi. Ci vediamo assolutamente venerdì, sempre alla solita ora, insieme a Emanuele Tollo, per parlare di un argomento che poi vi diciamo nei prossimi giorni. E niente, vi saluto, vi ringrazio, buona serata. Intanto chiudo qua. Buona serata, buon appetito e ci vediamo appunto sicuramente venerdì. Ciao belli!